Ben ritrovati con Amici Granata, giovedì 23 novembre 2023, insomma data ovviamente che ricordiamo anche no, per i tragici accadimenti del 1980. Siamo a 2 giorni dalla gara tra Salernitana e Lazio, il campionato di Serie A ha osservato la sosta per le nazionali, pronti per ripartire con tanti dubbi legati anche agli acciacchi di alcuni calciatori importanti. Avete saputo l'infortunio corso in nazionale ad Ochoa e ci sono grosse preoccupazioni anche per quanto riguarda Boulaye Dia, c'è un po' di mistero sulle sue condizioni, è out Chona e su Cabral, probabilmente domani si scioglieranno le riserve, anche se il giocatore dovrebbe poi rientrare in lista al posto di un altro compagno di squadra. Ne parleremo con i nostri graditissimi ospiti che passo subito a presentarvi. Il direttore Vito Giordano, ben trovato Vito. Buonasera, grazie sempre di l'invito. Ivonna Renella, ciao Ivonne. Buonasera, grazie dell'invito. Con tanto di segno rosso sul viso per ricordare insomma la giornata del 25 novembre, anche le scarpe rosse, se riusciamo ad inquadrarle, non lo so, però insomma. Vabbè, diciamo che ci siamo anticipati te, visto che hanno lanciato oggi questo segnale, abbiamo colto immediatamente io ho colto la palla al balzo, visto È giusto, è che venivo qui, giusto. ma per ricordare che è importante, qualcuno ha detto che non servono le scarpe, non serve il segno rosso in faccia, serve la legge. Noi aspettiamo che innanzitutto le leggi vengano fatte e vengano applicate, questo è fondamentale. Quindi ci uniamo al messaggio contro la violenza sulle donne. Non parlo io perché sono donna, penso semplicemente perché c'è bisogno un po' di smuovere le coscienze e soprattutto di non far passare, ecco, cioè adesso c'è il clamore, poi passa sotto silenzio, invece no, bisogna essere un po' più duri, soprattutto nell'applicazione della legge. E magari a volte anche nel capire prima certe criticità. Sabato allo Stadio Arechi ci saranno 150 donne che prima della partita formeranno la scritta Io non ho paura, un'iniziativa del Corecom con la Posso, Salernitana. perdonami, posso rubarti un secondo? Vorrei Prego. dire solo una cosa. Noi donne oggi andiamo allo stadio tranquillamente, tra virgolette. Un tempo no, un tempo non si andava con facilità, diciamo così. Mi è stato raccontato da chi prima di me è entrata nel vestuario, voglio ricordare Celeste Bucciarelli, alla quale mando un saluto, un abbraccio, che non è stata tanto bene. Ci associamo? Cioè, loro sono chi con lei, io parlo delle fedelissime perché ne ho fatta parte, ma posso dirvi di donne che hanno faticato, tra virgolette, a essere accettate all'interno dello stadio, si sono prese improperi, ingiurie, offese, però non hanno mollato. E noi adesso, oggi, possiamo ringraziare loro se andiamo tranquillamente allo stadio. È normale vedere una donna non solo che va allo stadio, ma anche che parla di calcio, perché diciamolo, spesso e volentieri, insomma, veniamo un po' tacciate di essere semplicemente una bella cornice. Ecco, magari c'è anche il contenuto oltre alla cornice. Assolutamente sì. Pino Le migliori presentatrici del calcio italiano sono tutte donne. Certo. Pino Palumbo, ben trovato, dottore. Però per 30 secondi il discorso di Ivonne, cioè sulla legge a breve termine sono proprio d'accordo perché molto spesso non sono stati puniti in maniera adeguata questi delitti veri e propri. Però a medio-lungo termine serve un'opera di prevenzione e secondo me di sensibilizzazione forte sulla gioventù, perché probabilmente, Ivonne, rispetto alla nostra generazione, molti valori sono andati persi e bisogna cercare di capire il motivo. Noi fra poco ci collegheremo con un'altra donna, con Arianna Di Pasquale di Lazio Press, caporedattrice della testata che segue molto vicino le sorti della Lazio, di Maurizio Sarri, del patron Claudio Lotito e dell'ex DS anche della Salernitana Angelo Fabiani. Intanto, Vito, ci proiettiamo subito verso questa partita, perché si riprende dopo la sosta, Salernitana-Lazio è una partita insomma, Bella tosta, importante, tosta, importantissima. ma anche una partita a cui la Serena chiede questa svolta. Sì, sicuramente la svolta poteva avvenire a Sassuolo. Abbiamo avuto l'occasione di, se chiudevamo il primo tempo, io ero certo che se la Serena chiudeva il 2-0 il primo tempo, il secondo tempo sarebbe stata tutta un'altra partita. Invece poi abbiamo rischiato anche di perderla, però il pareggio secondo me ci sta benissimo perché vincere 2-0 e fare anche il terzo gol sarebbe stata una manna dal cielo perché i punti adesso servono.
I punti servono, ma per seguire anche la crescita della squadra, che sicuramente Inzaghi, il mister, ha valutato attentamente, anche se ha perso tanti calciatori che sono andati nel nazionale, però lui sta esaminando bene la concentrazione e l'attenzione della squadra, mette in campo, perché deve dare sicuramente dei codici e dei principi alla squadra, perché questi sono avvallati da tutte le parti, che chi fa calcio, chi fa sport di questo genere di calcio, di attività, perché dobbiamo essere un po' più cattivi, un po', per dire, io mi metto a dire queste cose perché è in funzione alla partita della Lazio, perché la Lazio gioca un calcio spericolato, aggressivo, agonistico e anche offensivo, bene, perché conosco bene Sarri, l'ho conosciuto da Arezzo e poi è andato con la mia intuizione, è andato a Sorrento, quando lasciò e poi ha avuto un successo, sicuramente un lavoratore, uno che si è fatto da solo, ha fatto la gavetta, ma deve ringraziare sicuramente una persona che non c'è più, a Pieroni, che ha avuto l'intuito di portarlo da Arezzo. Arezzo con Ranocchia, difensore dell'Arezzo. Sì, sì, sì. Vito, voglio leggerti questo messaggio e poi andiamo in collegamento. Antonio Barbaria dice, perché ci colleghiamo alla prima parte della nostra trasmissione, sul messaggio che avevamo prima lanciato in studio, quindi benissimo questi messaggi. Donne, bambini, guerra, il mondo che va come va, l'importante è vivere con la consapevolezza che donne, bambini, guerra e tutto qualsiasi cosa esista, appunto, non devono esistere. Umanità. Allora, salutiamo e ringraziamo Arianna Di Pasquale, che è collegata con noi. Eccola qui. Ciao Arianna, ben trovata. Ciao, buonasera a tutti, ben trovati e perdonate la location, ma come sai anche questa sera sono al lavoro fuori casa, insomma il calcio chiama a qualsiasi ora e quindi insomma mi trovate in macchina al momento. C'è una partita tra poco, se non sbaglio, che devi seguire. Sì, questa sera seguiamo anche la Champions della Roma femminile, quindi qui a Roma c'è grande fermento insomma per i gironi di Champions delle ragazze di Mister Spugna. Roma che ha vinto il campionato l'anno scorso e che settimana scorsa ha fatto un buon pareggio, mi pare, col Bayern Monaco in trasferta. Arianna, ti faccio entrare subito nell'argomento a te più caro, insomma, la Lazio. Che Lazio arriverà a Salerno dopo la sosta? Perché Sarri è conosciuto, no, per essere un allenatore che si lamenta sempre del calendario, quindi quando si giocano le coppe, troppe partite ravvicinate. Adesso arriva una squadra che magari ha riposato qualche giorno relativamente, perché poi anche i nazionali, non so in che condizioni, se sono tutti arruolabili, perché qualcuno l'ha perso per strada, no? A cominciare Luis Alberto. Sì, diciamo che c'è, oltre allo squalificato Luis Alberto, anche qualche acciaccato di troppo che sicuramente il tecnico, a ridosso di una gara importante come quella di Salerno e poi della Champions che ci sarà martedì, insomma sicuramente non si aspettava. Ecco. Detto questo, diciamo che questa volta il bonus a Sarri lo possiamo dare, dai, perché l'avvio della Lazio in campionato sicuramente con la trasferta di Torino, di Milano, insomma di Napoli, non è stato sicuramente dei migliori. Ciò non toglie che la Lazio comunque sia è partita male, quindi io oserei dire che sia per la Lazio che per la Salernitana dopodomani sarà una partita importantissima, perché nessuna delle due squadre può sbagliare. L'ambizione della Lazio ad inizio stagione era quella di centrare nuovamente la Champions, ora dista qualche punto, la Lazio ha fatto troppi passi falsi e quindi acciaccati o no c'è soltanto un imperativo sabato, ecco, diciamo questo. Luis Alberto non ci sarà appunto per squalifica, come dicevi tu, preoccupano un po' le condizioni di Rovella e di Romagnoli. Romagnoli si è fermato ieri in allenamento, Rovella oggi, ma la speranza è di ritrovarli entrambi sabato alla Rechi. Ivonne, allora questa Lazio di Sarri, diceva Vito, insomma calcio propositivo sempre, di qualità, di palleggio, diciamo quest'anno sta segnando un po' meno, no? Ha avuto qualche problema sotto porta, nonostante Immobile, nonostante Castellanos, però insomma squadra che arriva a Salerno sicuramente io me l'aspetto bella propositiva, forse perché
Sarri, non lo so, è uno fra gli allenatori che ho seguito. Io sono un po' rossiana, zemaniana, quindi sono sul 4-3-3 e mi ha sempre affascinato molto, io lo racconto sempre, il fatto che avrei voluto vedere un suo allenamento per sapere questi famosi, quanti erano? 34 modi di battere Sì, una forse anche qualcuno in punizione. più, calci dai, no, i falli laterali, I falli laterali, una cioè, quindi la sessantina. curiosità di vederlo in allenamento forse è sempre stata una delle cose che mi ha incuriosito, però appunto io me l'aspetto bella propositiva, ma la cosa che mi preoccupa, oggi ci pensavo, dico, noi come dovremmo reagire? Un 4-3-3 è diciamo, è un modulo, ormai non la fanno più, diciamo, puro, però diciamo il 4-3-3 è quel modulo propositivo con il quale tu devi comunque, non so, non fare alla Trapattoni, quindi chiuderti in difesa, devi affrontarli a viso aperto. La sanità non ha bisogno di punti, ma proprio ha bisogno di punti come l'ossigeno. Cioè noi in questo momento veramente non È possiamo l'unica squadra pensare. professionistica in Italia, nel panorama calcistico, non aver ancora vinto una partita. Non so se in Europa è rimasta in compagnia, mi pare c'era No, siamo l'Olmeri, solo noi. quindi siamo proprio soli. Intanto vi ricordo il numero per i WhatsApp 351-618-6241. Allora, Pino, diceva Ivonne, come affrontare questa Lazio? Come ti Allora, aspetti la Lazio e di no, la Lazio me conseguenza che... l'aspetto come gioca la Lazio, cioè con questo gioco molto aperto sulle fasce, con questo pressing Ampiezza di gioco, sì. ossessivo. A me quello che più preoccupa è la Salernitana in quest'anno ha sempre dimostrato di soffrire molto il pressing alto degli avversari, visto pure col Napoli, perché non ha dei difensori molto bravi tecnicamente, soffre molto nell'uscita, quando si tenta la famosa uscita bassa, che a me non piace molto. Per quanto riguarda la Salernitana, allora io pure sono per il 4-3, Ivonne, è chiaro, i miei trascorsi con la Salernitana, sì, anche positivi, sono stati tutti quanti col 4-3-3, seguendo per 4 anni gli allenamenti di Rossi, diciamo che conosco a memoria molte cose, però il discorso è che questa Salernitana assolutamente non è adatta a giocare con questo modulo qua, Ovviamente. questo è quello che penso. È un gruppo che è molto simile a quello dell'anno scorso e l'avvento di Paolo Sousa l'anno scorso dimostrò che schierando la squadra in un certo modo, Quindi molto 3-4-2-1. raggruppata, sì, e su 4 linee, col famoso 3-4-2-1 che faceva, è una squadra che riusciva a giocare, mentre quando con Nicola giocava più aperta, con una linea in meno, ce ne subiva un sacco. E anche con Inzaghi in queste 4 partite, secondo me, la mia impressione è stata che la squadra sia peggiorata rispetto a quello che faceva Paolo Sousa. Perciò, visto che i giocatori sono gli stessi, praticamente, dell'anno scorso, a parte Vilena e Piontek, che non giocava sempre titolare, ricordiamociamolo, perché la maggior parte delle volte giocavano con Anche se Andrea poi con Cassano Sousa, alle però, spalle a di A. un Sì, certo punto aveva entrava, trovato ma una titolarità un po' più non è il fissa. giocatore che è mancato forte quest'anno, è stato Vilena che non è stato sostituito. Io ritornerei su quegli schemi là. Quello che è inspiegabile, qua forse Vito ci può aiutare, è come mai la squadra che aveva delle certezze, aveva un'identità l'anno scorso, l'abbia poi smarrita nello spazio di qualche settimana, perché le prime 2 partite le ha fatte bene la Salernitana, non lasciava presagire un Diciamo dal tracollo come caso quello di che è A in poi successo. la stagione ha preso una piega un po' diversa. Sì, Restiamo un quello è. attimo sulla Lazio, perché prima Arianna ci diceva un po' i possibili assenti, però ne abbiamo preparato anche una schermata con cui possiamo fissare le possibili scelte di Sarri in grafica al netto di questi problemi di cui ci dicevi tu di Rovella in aggiunta anche a Romagnoli. Ci siamo sentiti stamattina Arianna e tu mi hai dato quest'11, quindi Provedel, Lazzari, Patrick, Romagnoli, Marusic a centrocampo, Camada per lo squalificato Luis Alberto, mancando anche Vesino, insomma c'è Guendouzi sicuramente, poi Rovella o a quel punto non so Cataldi come Cataldi. alternativa e poi davanti Pedro Immobile e Felipe con non so Castellanos potrebbe essere una variabile a partire in corso, insomma siamo sempre su queste oppure la rifinitura sarà decisiva per, come dici tu, per Romagnoli e Rovella. Stamattina questo dovrebbe essere l'11 di partenza, poi la staffetta in corso tra Immobile e Castellanos in quest'ultimo periodo è sempre protagonista, diciamo eccezion fatta invece per l'ultima gara perché al derby non è entrato Castellanos. Isaksen che sta trovando poco spazio è in ballottaggio con Pedro, ma assolutamente lo spagnolo adesso è in vantaggio e poi anche Zaccagni che era stato infortunato nelle ultime gare, infatti ha saltato anche
il derby è tornato regolarmente a disposizione, quindi senza magari a gara in corso potrebbe lui fare qualche però poi minuto. C'è anche una valutazione già di turnover preventivo rispetto poi all'impegno di Champions, secondo te, oppure per il momento la priorità è il campionato, la partita di Salerno? Diciamo che sarebbe comunque un errore sottovalutare l'impegno di Salerno, perché la Salernitana, anche vista la sua classifica, sicuramente giocherà anche con orgoglio, mi immagino, insomma, questo mi aspetto vista la posizione della squadra e visto anche quella che è la rosa, insomma, non è una rosa chiaramente da ultimo posto, quindi diciamo che se la Lazio andasse già con la testa alla sfida contro il Celtic rischierebbe, insomma, di peggiorare la sua posizione di classifica. Ecco, ci sono quelle due sconfitte in avvio contro il Lecce in trasferta e contro il Genoa in casa che pesano ancora come un macigno sulla classifica della Lazio e su quelle che sono le ambizioni del club dichiarate già quest'estate, insomma, in serie di ritiro, no? Prima di lasciarti al tuo lavoro, Arianna, volevo chiederti invece di Immobile, perché è un calciatore che fino a qualche mese fa era il centravanti anche della Nazionale, sebbene un po' discusso, ci fu insomma una sorta di caso, poi risolto da Mancini. Con Spalletti, nell'ultimo giro di convocazioni, non ha trovato spazio, e non so se voi a Roma lo interpretate come un segnale anche di prospettiva, quindi che Immobile sia un po' uscito fuori dal giro della Nazionale, magari anche per una questione di età, perché comunque è un classe 90 se non sbaglio, o se è stato uno stop and go relegato a una contingenza, quindi a una condizione che deve ancora affinare e ritrovare. Diciamo che quello visto lo scorso anno non era un Immobile, no, che ci saremmo aspettati ad inizio stagione, perché Ciro ci ha sempre abituati a stagioni, insomma, da grandi gol. Lo scorso anno comunque ne ha fatti più di 10, se pensiamo a quanto è stato fuori per infortunio è comunque un bottino importante, non quello del grande bomber, ma sicuramente di una persona che è stata incisiva anche in una stagione per lui molto sfortunata. Detto questo, questa stagione sembra essere ripartita come è finita quella dello scorso anno, ossia con un Ciro che non sempre è andato in gol, ma anche è vero che ha segnato quel rigore all'ultimo contro la Fiorentina, che se vogliamo è un rigore che pesava come un macigno, e Immobile si è dimostrato, insomma, l'attaccante che è, l'attaccante da 200 reti con la maglia della Lazio. Chiaramente la carta d'identità, come per tutti, insomma, dice che l'età non è più quella di un ragazzino, ecco. Però c'è da dire anche che la Lazio ha trovato proprio difficoltà, se vogliamo, a servire la zona d'attacco, no? Gli esterni che l'anno scorso erano il punto forte della Lazio, Zaccagni e Felipe Anderson, quest'anno sembrano aver trovato un po' di difficoltà inizialmente. Quindi, detto questo, non mi sento di colpevolizzare, tra virgolette, Immobile, e onestamente non capisco neanche la scelta di Spalletti. Ok, magari non portarlo se non reputi il calciatore in un momento buono, però farlo prima capitano e poi a distanza di un mese neanche convocarlo, quando Immobile comunque stava anche tornando in fiducia, in condizione. Io onestamente non vedo un attaccante italiano che mi fa dire ok, Immobile no, perché c'è questo calciatore che onestamente sta facendo benissimo. Voglio dire, Chiesa l'altra sera è stato uno dei migliori con l'Italia, ma è stato quasi, tra virgolette, inesistente in questo avvio con la Juve, no? Cioè, correggetemi se sbaglio, ma è stato di nuovo ai box. Diciamo che l'Italia manca un po' il 9, perché tra Raspadori e Scamacca si sta puntando su giocatori che, diciamo, sono della nuova generazione. Forse la Lazio, nel computo totale del numero di gol e di occasioni create, sta mancando anche un po' Milinkovic, che era un centrocampista totale. Indubbiamente quello è un tasto dolente, diciamo, che la Lazio con fatica avrebbe sostituito e che comunque non ha ancora sostituito, perché è uno di quei centrocampisti che comunque sia possono cambiare le gare da un momento all'altro. Anche lui lo scorso anno non ha avuto la sua miglior stagione, eppure sappiamo, insomma, le prestazioni che ha messo in campo, i gol che ha fatto vedere. Ovviamente Milinkovic è una pedina, io credo, fondamentale, sarebbe stata per qualsiasi squadra di Serie A, figuriamoci per un centrocampo, insomma, come quello della Lazio, no? Manca proprio la sua fisicità, il suo apporto anche alla fase offensiva, ecco. Arianna, ti ringraziamo per questo collegamento e ti lasciamo alla Champions League,
con la Roma. Ci vediamo Sono a Salerno, io che vi ringrazio papà. E vi auguro buon proseguimento. Ci vediamo sabato a Salerno, quindi. Ti aspettiamo. Grazie, grazie ad Arianna Di Pasquale. E allora Yvonne, stiamo parlando di centrocampisti, perché centrocampo è un reparto che a te sta molto a cuore. Sì. Insomma, la Lazio pesa questo scorcio di stagione, sicuramente l'addio di Milinkovic, Savic, prima Pino diceva la Serena non ha sostituito Vilena, insomma il centrocampo resta un nervo scoperto un po' per tutti. Io rimpiango Ederson, se proprio devo rimpiangere qualcuno, nel senso che quel tipo di giocatore che ti salta l'uomo di qualità, un po' il nostro centrocampo diciamo è venuto un po' meno. Diciamo che hai alzato il target, perché Pino ce si l'avevamo. Accontentava già di Vilena, tu sei andata su Ederson. Vabbè dai, ce lo avevamo. Però hai fatto una grande plusvalenza. Lo so, forse però... potevi farla anche meglio, l'avresti tenuto un altro anno. Io l'avrei tenuto un altro anno, anche perché... Ivano, un altro anno faceva finidia. Questi sono giocatori stranieri, almeno per la mia esperienza quando ho dovuto trattare con giocatori stranieri. Il giocatore straniero viene in Italia, accetta una squadra di bassa classifica per cercare di arrivare a una squadra che faccia le coppe. Poi di vetrine, allora quando si afferma così, come è successo con Ederson e poi soprattutto con Dia, stenta a rimanere nella Serie A. Mentalmente non ci mette, meno secondo che me, poi la società l'errore su Dia, anche se cambio argomento rispetto a te, poi mi sto zitto, Dia è stato non darlo alla Fiorentina, perché Dia voleva giocare la coppa e dalla Fiorentina è chiaro devi cercare di ottenere il meglio, non Gabriel sicuramente nel cambio, ma se ti dava uno degli esterni che teneva. C'è una difficoltà, Vito, della Salernitana a fare un po' di mercato internamente, cioè in Italia. È vero, sì, perché perché ancora con oggi... la Fiorentina si diceva grandi rapporti tra i presidenti, poi alla fine risulta che neanche una vera e propria offerta. Gli affari calcistici non sono amici nessuno, devi essere molto più intuitivo, molto più svelto nel capire che cosa vuoi fare. Purtroppo questo pedaggio l'abbiamo pagato, perché con questi stranieri poi non è che non sono bravi, ma ci vuole tempo, ci vuole applicazione, ci vuole la lingua, l'applicazione, poi l'interprete, via dicendo, tutte situazioni che si perde tempo, perché abbiamo vissuto già con Sosa l'anno scorso che andava alle 8 e si ritirava alle 20 di sera, perché doveva parlare con uno, non è facile. E integrarli è ancora più difficile, mentalizzarli è ancora difficile, trovare uno schema di gioco con loro, devi avere una grande applicazione. Prima Pino ti aveva chiesto, poi io ho spostato il discorso ancora sulla Lazio, perché Arianna Di Pasquale doveva poi recarsi a seguire la partita della Roma femminile. Perché la Salernitana di Sosa l'anno scorso ha avuto questa bella espressione di gioco, di continuità, di solidità di squadra e aveva cominciato tutto sommato con due pareggi non da buttare, perché comunque la squadra non era stata ancora allestita o comunque si andava componendo in corsa, e poi dopo non si è capito più nulla, perché ma in corso già Sosa aveva dimostrato in questo momento la Salernitana in corso fatica a ritrovarsi. La Salernitana l'anno scorso Sosa aveva capito con i due mezzale, perché non poteva fare Candrera il tornante, perché non aveva più le idee, la forza, più avanti. e spero che se ne rende conto mister Inzaghi, potrebbe trovare questo sistema 4-3-2-1, anche perché per l'emergenza e per quanto riguarda anche le caratteristiche dei calciatori. Noi non dobbiamo dire che un terzino può fare lo stop, è adattamento in quel momento, ma non è che noi abbiamo una squadra che deve coprire prima la difesa, innanzitutto. Non ricordo di quale calciatore a livello internazionale si parlasse in questi giorni, forse seguo qualche partita di nazionale. E un commentatore diceva, c'è questo giocatore che, essendo molto duttile, lo mettono un po' dappertutto, quello e poi magari non gioca mai titolare, perché una volta era Zinchenko con l'Ucraina, però Zinchenko è un giocatore di grande tecnica, sa fare sia la fascia che ha dei piedi tali che può giocare pure a centrocampo. Cioè, gioca terzino nel club, magari centrocampista. Io penso che Vito abbia detto una cosa molto giusta su Candreva. Perché Candreva andò via dalla Sampdoria proprio perché Giampaolo lo voleva far giocare sulla fascia. Candreva ha 36 anni e anche più, non ne ha più quel ritmo. Ma che Candreva è in questo momento? Sembra un po'... Ti posso dire anche un'altra cosa. La Salernitana, che non ha dei grandi difensori centrali, diciamo la verità, secondo me è un po' azzardato schierare la difesa a 4. Io ho letto un'intervista di Delio Rossi in settimana, molto bella, fatta proprio su Serena News, e proprio questo diceva: se hai due difensori centrali forti puoi scrivere la difesa a 4, se non ce l'hai ti devi adattare con tre centrali. Io anche questo tentativo di Inzaghi di forzare sulla difesa a 4, dove fra altre cose non hai nemmeno dei terzini molto difensori,
Sì, perché non lo so, io poi faccio il medico, però sono delle osservazioni che faccio da tifoso, da amico della Salernitana, però qualche perplessità mi lascia, sinceramente. Allora, sull'aspetto societario poi andiamo più in proiezione campo, e intanto se abbiamo già l'altro collegamento possiamo inserire il prossimo ospite, allora lo salutiamo già. Da Roma penso sia collegato Ennio Carabelli. Ciao Ennio, confermi? Ciao Nicola, buonasera a tutti. Buonasera, ciao Ennio. Sei nella capitale o sei a Dubai? Eh no, purtroppo sono nella capitale. Roma capitale. Allora Ennio, ti faccio questa domanda, te la giro perché ci sollecita sull'argomento che è un po' il suo tormentone, Antonio Barbaria, che ci segue sempre con grande attenzione e grande affetto e pone sempre questa domanda. Lui dice: il signor Milan è interlocutore della società e, come dico sempre, è possibile che incontra la tifoseria intera e non si può chiamare nessuno in trasmissione, in diretta, a meno che non c'è silenzio stampa? Pare che si giochi quasi a nascondino. Vabbè, è chiaro che gli inviti alla società ad intervenire anche nelle trasmissioni sono stati inoltrati, poi onestamente da tempo abbiamo capito che non c'è questa disponibilità, per cui, almeno parlo per me, sono settimane che ho preferito non neanche invitare, perché la risposta mi è sembrata sempre abbastanza il momento, come dice il direttore, il calcio poi ha queste regole. Però volevo chiederti Ennio, ecco, Milan ha incontrato la tifoseria, le varie anime, gli ultras, il Rinascimento, altri club, ha parlato poi in occasione dell'incontro di martedì alla Fondazione San Michele, la sede della Caritas, anche della questione Stadio Arechi, Curva Nord e quant'altro, della squadra, parla anche insomma del futuro, del mercato, ha incentrato anche l'attenzione con la nota che va fatta la sera dopo l'incontro del Rinascimento sulla condizione fisica, quindi sulla gestione Sosa, insomma, da Roma, ecco, la tua impressione su quello che è il mondo salernitano, ecco, vedi una società che è, insomma, con la barra dritta, o cogli un po' di confusione? Ci metto dentro anche questo silenzio comunque della società sulla posizione di De Santis. Di solito si dice che chi tace acconsente, no? Perché i tifosi nei loro incontri hanno ammesso di aver chiesto lumi alla società, o magari anche di aver chiesto se c'è intenzione di integrare l'organigramma con un direttore generale, insomma, la tua, insomma, ti chiedo. Guarda, dire da Roma vuol dire anche Salernitana Caput Mundi, nel senso che ormai Iervolino, lo sa meglio di me, ha ubicato qui il logo parte della sua vita familiare anche imprenditoriale, ma è chiaro che manca, come dici tu, una figura che abbia capacità, esperienza e anche sappia nello spogliatoio reggere le redini del confronto con, diciamo, i capigruppo, anche perché già per esempio nella scelta di Inzaghi, io credo che sia una scelta, credo, è una scelta tipicamente presidenziale, e che ha visto poi l'avallo del direttore sportivo Morgan De Santis. Sicuramente manca questa figura, diciamo, sociologica, di esperienza nel settore, che faccia un po' da trade union, e probabilmente liberi anche De Santis da alcune incombenze che al momento probabilmente sono anche fuori dal suo cliché, perché comunque è un direttore sportivo molto giovane e bravo soprattutto, secondo me, anche nello scovare i giocatori, perché ho ascoltato quello che diceva Ivon, che saluto, il dottore, ovviamente anche il direttore, che saluto con affetto. Effettivamente io non mi sento, visto il rapporto qualità-prezzo, Nicola, di poter dare, come dire, un voto negativo a Morgan De Santis, perché per quello che poteva fare è stato fatto. Arrivati anche giocatori molto interessanti, prospettici. Il problema è che la base, appunto, dell'anno scorso è stata, come dire, forse forzatamente, per questioni conto economiche, da parte della società, che ha speso in due mercati, soprattutto nel primo per l'instant team, quanto si spende generalmente per tre mercati per ovvie ragioni di contingenze negative, e quindi questo ha frenato da gennaio in poi la Salernitana, perché da gennaio in poi io penso che la Salernitana abbia frenato di tanto, quando poi
investimento avrebbe dovuto prevedere un esborso ancora di più, perché sai, se al terzo anno non puoi, tra virgolette, permetterti di poter tirare remi in barca, di poter anche fare delle scelte che, come dicevi tu, nel confronto con la tifoseria devono essere tipicamente societarie e non basate sulla scorta degli humors. Ad esempio, faccio riferimento alla conferma di Bonazzoli, che credo sia stato svenduto, non credo, è stato svenduto quando poteva essere un patrimonio, visto il caso di tu perché non mantieni Bonazzoli, anzi lo svendi con sepe facendogli fare i giri di campo nel pseudo ritiro che hai fatto a Revisondoli. Questo sempre per tornare a Bomba, perché c'è una mancanza di una figura alla Sabatini che possa comunque essere la cosiddetta legge marziale. Perché non ci sia questa figura al di là di Sabatini? Perché si è passati dall'esperienza totale a un esperto, a un giovane, senza ovviamente passare per il mezzo? Questo poi lo sa soltanto il presidente, che si è incartato perché ha sopravvalutato, credo, l'organico della passata stagione, perché era un altro campionato, Nicola, tant'è vero che sta venendo meno la base di quest'anno, non a torto, perché sono salite squadre di grandissimo spessore e tradizione, Genova, Cagliari. È stato sopravvalutato quell'organico ed è stata fatta, come dire, è stato fatto un peccato di presunzione, perché non puoi permetterti di prendere giocatori sconosciuti ad agosto, praticamente inoltrato, e non puoi derogare dai prestiti. Qualche prestito devi fare, almeno nel settore nevralgico, almeno per sostituire la punta centrale, e poi puoi dedicarti anche alla prospettiva dei giovani. Invece il presidente ha voluto forzare con l'ingresso di Dia, con la conferma di Dia, perché poi, se voi ne parliamo, penso ne avrete già ampiamente parlato, confermare Dia con quella clausola di rivendita a 20 milioni, Adesso come per diceva Dia anche il cosa prevedi, dottore. visto che c'è una nuova clausola? Ecco, per esempio, io non capisco questa clausola, che cosa viene messa a fare, perché pure viene, lo sai meglio di me, partirà per insomma, La Coppa d'Africa. la Coppa d'Africa, resterà fuori. Io credo che il Senegal arrivi fino alla fine e lì probabilmente perdi il giocatore almeno per un mese, e poi c'è una clausola fino al 15 gennaio. Questo che cosa significa? Che dal 15 gennaio in poi si farà mercato, e quanto può valere Dia? Cioè, qual è il potere contrattuale che la Salernitana ha su Dia? Io credo nullo o poco, perché sei costretto, dipende anche, Nicola, come ci arrivi, a capire che tipo di mercato vuoi fare. Per capire il mercato che vuoi fare, se sei in linea di galleggiamento, devi fare almeno 10 punti di qui fino a Genova. Quindi Allora, di tutto questo parliamo probabilmente di Dia perché sì. chiaramente è l'uomo del momento, non da adesso, da ormai molti mesi. Ma sarà sempre un Vito, problema, Dio, volevo anche a chiederti, gennaio, volevo riallacciare a quello che diceva Ennio, eh. la clausola Sì. che è valida fino, diciamo, alla metà di gennaio, tentativamente, 15-16 gennaio. Siccome la Salernitana deve o inserire, immettere capitali per poter operare, oppure prima cedere e poi operare in ragione dell'indice di liquidità che le impone questo, significa, come diceva Ennio, che fino a metà gennaio, finché non si chiarisce la Non posizione utilizzi un di A, giocatore quando non viene, puoi fare vuoi mercato, nel fare senso mercato, che ti blocca, ti leghi il blocca. mercato a questa Oltre, cessione. sì, ti blocca, ma Secondo non, te è così? ma non Cioè, è così, è di A sicuramente. che sarà l'ago della bilancia anche Ma io questa penso volta, come che la l'estate? società e anche De Sandis non aspetterà l'ultimo giorno come è successo in estate. Penso che ci sarà già qualche accordo se deve andare via, Al netto del perché. fatto che lui andando in Coppa d'Africa da fine dicembre in poi non Ma sarà noi non utilizziamo, disponibile per abbiamo un 40 patrimonio giorni, sia però. calcistico sia economico, però non viene utilizzato per la Sidan. Si deve avere chiarezza, deve avere chiarezza, ma deve prendere, oltre di A, deve prendere una punta forte, perché non possiamo andare avanti a Savà. Noi innanzitutto, prima del mercato, dobbiamo fare i punti, Questa è la perché se non cosa facciamo i punti principale, è questa, eh. inutile parlare del mercato. Anzi, se non facciamo punti, di A sicuramente andrà via, e andrà via anche in prestito, con proprietà e via dicendo, perché è un patrimonio, non può perdere la società, anche perché. Ma io mi auguro che tutto questo non avvenga, avvenga una soluzione tra società e il procuratore, che ha sbagliato, ha fatto anche un po' Ho forzato la mano sul lo fine del scorretto, mercato. perché l'ultimo giorno non si va a dire che io c'è questo e questo e quest'altro in prestito. E sono pienamente d'accordo della disamica che ha fatto l'amico Ennio, perché lo saluto anch'io con affetto, ha detto le cose giuste.
Qui è il fatto che dall'inizio del campionato che non si sono avute le chiarezze e ne stiamo pagando tutte le conseguenze. Queste sono conseguenze di giocatori che sono rimasti, giocatori che non sono anche impegnati perché hanno delle disfunzioni, non stanno bene fisicamente perché hanno l'età. Questo, come aggiungevo prima, il fatto di Candreva, non facciamo giocare a tornante a destra, quello deve fare 80 metri, come rifare 80 metri su una fascia, cose quella, e ci vuole un po' di intelligenza motivazione. Adesso però dobbiamo capire che cosa vuole fare la società. Sicuramente Dia per me è già partito per me. È un giocatore che secondo Dice un me amico, ogni volta che Diava è in nazionale tanti misteri, succede sempre è un qualcosa. mistero, ha detto giusto, Francesco da San è un mistero, Eustachio. penso che loro stanno operando anche in prospettiva con i risultati, con i punti che prenderemo fino a gennaio, me lo auguro di vero cuore, sicuramente stanno Però valutando. Vito, scusami, tu hai fatto mercato tanti anni, sei stato anche molto bravo. Il discorso è che quale società investe 22 milioni su Dia sapendo di Su poterlo questo sono avere pienamente d'accordo, a dottore. metà febbraio, dopo che ha fatto un tour de force di 7 partite giocate ogni 3 giorni? Sì, 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 È sì. in condizioni Però articolari anche difficili, se perché comunque questa si sta portando clausola avanti dei fosse problemi il giocatore. qualcosa già i Uno. procuratori Prima hanno. considerazione. Sì. Seconda considerazione. Noi l'8 gennaio non perdiamo solo Dia, perderemo anche Amico l'Astanà e Cubalì. Cabral, che comunque è un Cabral potrebbe non attaccante. andare in nazionale, con Vabbè, Capoverde penso lasciamo che lo si stare. Però rapporti. anche l'Astanà, che è un altro giocatore di eccellenza della Salernitana. L'Astana probabilmente lo perderei per 3 partite, Sì, ma immagino comunque dovrebbe, sono 3 partite. Coppa d'Africa è sempre un'incognita. Ho capito, Nicola, ma in un momento decisivo nel nostro Certo, perché la campionato, Juve, il perché Napoli, ma se il tu Genoa, la Roma, a l'Empoli. gennaio perdi 3 partite di fila, Già come diceva Vito, no? siamo Ivon messi diceva male. l'importante adesso è fare i punti, perché se poi a gennaio ci arrivi ancora con 5 punti. Per cui secondo me il discorso dell'attaccante e del centrocampista è da fare proprio a inizio mercato, cioè Sì, questi due devono arrivare a già, ma è Salerno già il normale. 7 Ma io gennaio. l'ho detto già, dottore, ho detto che secondo me la società non deve fare lo stesso errore che ha fatto. E lì però si Certo. innesca questa chiarezza che manca. Manca, no, Ivonne? Perché chi lo fa il No, mercato? poi Chi lo fa il l'ultima, mercato? Infatti la scusa domanda Ivano, era l'ultima quella. considerazione, però mi devo finire sempre a Vito. A gennaio è anche difficile trovare Come? attaccanti bravi o Difficilissimo. centrocampisti bravi, c'è cioè del valore di Dia di Lassanà. Infatti Ma l'anno scorso arrivavano i giocatori che Vabbè, completavano no. come Cernico, come Nicolussi, ma non dei Ma non erano titolarissimi. giocatori di Non ruolo avevi il e titolare, titolari, no? È bravo. E difficile, no? poi c'è Nicola. Anche il mercato di Sabatini si caratterizzò per questa difficoltà sugli Sì, attaccanti, sì, perché poi sì, Michel e sì. Musset Ma furono qui ci di vuole, ripiego e qui furono come acquisti state dicendo il sbagliati. direttore generale, ma qui ci vuole una forte amicizia tra Inzaghi e De Sandis, centrare gli obiettivi dopo aver fatto i risultati, perché noi dobbiamo fare queste Ma io ho partite. l'impressione che agli occhi di Inzaghi e, non so, e anche dei tifosi, De Santis, Ivonne, sia stato un po' delegittimato, perché la società continua a fare riferimenti sul mercato, ma nelle sue note ufficiali non blinda De Santis, al netto di tante voci che invece insomma si rincorrono. Poi si parla di fake news, ma è Infatti. dall'interno che la posizione di De Santis non è molto rafforzata da quello che si sta A facendo. me preoccupa, infatti, a prescindere, capire la posizione di De Santis, ma anche per lui, perché non penso sia una forma di rispetto. Io sono delusa un po' da tutto l'entourage. Secondo me Iervolino ha sbagliato nella scelta delle persone, cioè non è stato bravo nello scegliere, io non me ne accorgo da io che frequento lo stadio, da quello che succede all'interno dello stadio, dallo staff, cioè sono delusa un po' da tutto. E in questo momento fare chiarezza, perché si chiede al presidente di parlare, ma non soltanto così, insomma, Con la lettera. no, sembra quasi di nascosto, con qualcuno che magari, che ne so, che non è a Salerno, perché non venire e parlare invece che attaccare, come è venuto lui arrabbiato l'ultima volta, è arrivato a conferenza stampa attaccando i giornalisti, o comunque. Io invece sarei venuta dicendo innanzitutto noi tifosi, io parlo da tifosa perché le difficoltà le incontro, ne ho incontrate tante, e dico perché non venire e dire innanzitutto scusateci per l'ultimo posto in classifica. Lo so, sembra una cosa stupida detta così, però il tifoso si vuol sentir dire non vi preoccupate, adesso rimedieremo agli errori fatti, perché gli errori penso che li abbiano fatti tutti, nessuno escluso. Ma si Mi ci fanno gli metto anche io, mi errori. ci posso mettere, ma dico l'errore, allora tu sei il proprietario. Non penso che ti puoi esimere da dire no, l'errore è su qualcun altro, oppure dare solo la colpa a Paolo Sosa, sarebbe veramente troppo triste.
Allora, assumiamoci tutte le responsabilità, quello che possiamo fare lo facciamo e soprattutto lui deve far. A me ha dato l'impressione che a mercato non voglia cioè a gennaio non voglia fare mercato, Investimenti. O perché mi ha dato la comunque sensazione di non voler vincola a queste investire. gestioni eccellenti perché. E poi deve venire gente pronta. Perché il mercato non si fa anche in Italia? C'è gente che conosce il campionato Italia, dico per dire Sì, qualcuno che. giocatori italiani. Allora, Giocatori faccio italiani. degli esempi a caso: Ruggeri, Zortea. Io parlo di giovani che sono stati presi e che effettivamente poi si sono Dimostrati dimostrati, vari, ma nel senso professor che. Ranieri, no? Stranieri che devono prima conoscere, alcuni non conoscono proprio la lingua, cioè questa cosa a me preoccupa, non perché non possano venire, ma perché vengono Ma certo, tardi. l'ambientamento, se già è difficile ad agosto, figuriamoci a Adesso ci gennaio, vuole gente quando non è pronta che che è molto viene e tempo per capire soprattutto dove ti trovi, perché devi andare in campo e fare i la mia risultati. preoccupazione resta il centrocampo. Io sono veramente preoccupatissima. Perciò io dicevo Ederson, ma per una provocazione, nel senso che non c'è Giocatore che nessuno che fa le due salta fasi. l'uomo. Nessuno che sulla fascia arriva fino in fondo e crossa. C'era una canzoncina una volta che diceva se Pisano fa gol. Cioè ci mancano quei giocatori che, non lo so, almeno per come la vedo io, che siano anche, non so, Un po' il collante, no? Tra tutti i tra le reparti perché parti. assicurano E tu dicevi l'interdizione e la riposizione. Quello di. che l'anno scorso con Paolo Sosa ha fatto Koulibaly, che Koulibaly si è l'anno scoperto scorso. anche giocatore di Offensivo. Ci offensiva, sono di state alcune partite, finalizzazione. Koulibaly era devastante, adesso invece è l'ombra di quel Ha giocatore. patito anche ma è stato fermo un l'infortunio. mese e È mezzo. stato, ma tu non hai ricambio, perché Chiaro che. non hai ricambio? Allora, mi rendo conto che non voglio dare la colpa a De Sanctis, io non sto dando, però dico, perché non è stato preso alcuni ricambi No, importanti? aspetti, Ivonne, quelli ricambi li ha presi, che fino adesso non si sono Sono dimostrati arrivati altissima Legoschi e situazione. Marsegani che, Perché tu hai insomma. preso comunque Legoschi e Ma io dico, Martegani. cioè, io parlo di Martegani gente che era il possa. vice Vilena, Legoschi doveva Da essere il serie A, vice io parlo di serie A, Koulibaly. parlo importanti da serie A, poi puoi prendermi il giovane, tutti Ma lui quello che dici tu. evidentemente era convinto che era da Serie A. O comunque il Tant'è vero target di calciatori che che su poteva permettersi era Martegani lui si è quello. sprecato in un passaggio dicendo che quando l'ha visto giocare in Argentina, l'ha visto giocare davanti alla difesa benissimo ed era convinto che in Davanti Italia alla avrebbe. difesa, non come l'hanno fatto, l'hanno utilizzato. Ma Martegani mi Quindi piace, a Martegani me non doveva venire al posto di dispiace. Vilena, quello è stato. Però insomma, Legoschi diciamo che ha l'ambientamento di sostituito Buoni con Martegani lì Lucci. a centrocampo. Si è complicato quando ha messo in campo da Inzaghi contro il Cagliari, perde quella palla e lì forse mentalmente il giocatore si è un po' scoraggiato. L'abbiamo visto anche l'approccio come è entrato in campo a Reggio Emilia. Cioè, quando è entrato in campo Martina Reggio Emilia era come se non ci fosse. E la Serena ha quasi, non voglio dire, Ma io giocato perché con hanno un. accantonato a Cassanos? Non ho capito E poi c'è questo. stata Giocatore questa. che l'anno Cassanos scorso potrebbe entrare come ha reso la trequartista. grande e ha No, ma io faccio dato vita ancora un'altra provocazione. Visto che già ad agosto E poi negli un amico anni. dice maggiore, Mariano Granillo dice ma Maggiore. maggiore, allora, comunque gioca nelle male. amichevoli si era visto, come ha detto Ivonne, che il nostro problema era a centrocampo, anche in quelle due partite, Coppicerno, Augsburg e Laternà. Per quale motivo dare via Mamadou, che nel precampionato era stato il migliore a centrocampo? Oltretutto per pochi soldi. E lasciare addirittura un posto libero in rosa. Cioè, te lo tenevi perché Maggiore era in difficoltà. Legoschi era arrivato il 31 agosto, Martegani è arrivato lo Più o meno stesso io. l'ultima settimana e si sapeva benissimo che avrebbe avuto problemi di ambientamento. Tu, un giocatore, ti trovavi, poi eventualmente a gennaio lo davi in Serie B. Lo trovavi comunque a dare sempre, ma ti era utile fino adesso. Invece, per esempio, l'amico che ci scrive da casa, che cos'è sta? Da casa, insomma, su Facebook, critica molto l'operato di De Sanctis, la difesa, insomma, 30 milioni spesi per Brader, Cirovato, Pirola, Bron, penso anche, no, di poter inserire in questo computo è sempre perforatissima, quindi insomma, secondo lui De Sanctis deve andare via e deve essere ingaggiato un altro direttore sportivo per fare mercato. Dopo la pubblicità leggeremo anche i messaggi su Posso WhatsApp. rispondere a una cosa Prego. che stavo dicendo su un amico che sta scrivendo subito? Allora, sul fatto del budget, evidentemente Iervolino questo tema a disposizione. Però io voglio ricordare solo una cosa. L'ultima settimana di mercato che ha fatto il Lecce, quasi senza soldi. Aveva già preso Colombo la settimana precedente in prestito, cosa che la Salernitana quest'anno si è rifiutata di fare Colombo, in ma prestito. l'anno scorso, perché L'anno quest'anno è scorso. Ah, scusami Colombo, scusi, piccoli. Cristovic. Piccoli. Ma Poi piccoli ha noi. preso Cristovic per pochi soldi, 7 milioni. non Non nella sono pochissimi. cifra, e poi ha Non preso pochissimi Sansone, per quella che era la possibilità da Serentano. e poi ha preso Sansone per quanto riguarda Però capito, il aveva mercato venduto del Yulman a Gigolo. 20 milioni, ha venduto Di Francesco un milione e qualcosa. Attivissimo, quello è una società attiva. Ma il mercato si E ha fa. inserito Dorbu dalla primavera, scusami, Von, titolare, adesso sulla fascia sinistra. Il mercato si fa già. C'è cioè il direttore qua, non so se è così. Io, per esempio, a me perché sono in ansia? Perché il mercato per me.
È già adesso, cioè non è È il primo normale, è di normale. gennaio. Comunque c'è una Cioè... polemica social su De Santis, perché i messaggi sono chi a favore e chi contro. Ma Allora, perché loro non hanno chiarito la posizione di De Santis? Questo io è un voglio altro dire errore. questo, che la trasmissione non è né a favore né No, no, contro no. De Santis o Io non ce l'ho con Iervolino. De Però Santis. dico, e penso che sia un Vabbè, ma i pensiero risultati stanno sotto gli occhi di... logico. C'è Perché la siamo ultimi in paternità, guarda, classifica. come diceva Ivondo, come diceva Vito, come dice I Pino, come risultati dice stanno Ennio, come sotto. vogliono i tifosi. Dovrebbe fin d'ora proiettarsi al mercato di gennaio, fermo restando Che devi che fare i punti. sabato con la Lazio e poi le successive partite bisogna fare i Viene la punti. Fiorentina dopo, mi Questo. sembra Poi proprio la Fiorentina. c'è in casa viene il Bologna dopo, si va a Vabbè, Firenze e poi viene il Bologna. ma Quindi si possono bisogna fare fare i punti, punti, si può e si fare i può punti da fare. tutte le Però parti, se bisogna c'è fare i quella punti, quindi concentrazione, compattarsi, essere uniti, tutto combattere, bravo. ciò che... E in Insomma, questo... si dice all'esterno ai tifosi, la sensazione è che all'interno non ci E sia in questa questo manca un compattezza. po' un leader in questo momento nella squadra, perché Secondo me quando... manca anche in società un leader, Manca perché proprio in forse generale. con De Santis un po' confinato e comunque che non ha una grande leadership, cioè non ha una grande presa Potrebbero chiederlo a all'esterno Ribéry, per almeno. esempio, di fare... Ribéry però spesso è in Germania, insomma. Cioè, dico Ribéry per dire qualcuno che abbia un po' di carattere, Ma ci vuole perché... l'uomo di spicco, il leader Lo so, italiano, però in questo momento loro non alla pensano... Sabatini, diciamo Ma loro non... francamente, parliamoci Diciamo chiaro. che... Se non Perché prendono qui ci vogliono nessuno... le amicizie, ci vogliono le amicizie, Il ci presidente vogliono. Iervolino vuole fare un Oltre po' da sé, l'intuito, le quindi amicizie. è con... insomma, lui ha detto in conferenza Ci vuole stampa qualcuno. che Io ha ricordo capito come aveva anche... il cappallone, quindi farà Posso lui dire che... probabilmente. Ma non perché rivoglio Sabatini, perché poi pensate che io rivoglia... No, ma... Allora, però dico, Sabatini, lui stava agli allenamenti tutti i giorni, spronava Verdi, spronava... Cioè, ha raccontato questa cosa. Allora, no, nulla togliere a De Santis, sarà sicuramente... Lui fa bene forse una parte di... Magari caratterialmente non ha questa caratteristica. Allora, qui ci voleva una persona che lo integrasse, in questo senso. Loro non hanno intenzione di prenderlo, da come ho capito io, Dice un quindi... amico, perché De Santis dovrebbe essere esautorato dopo che in estate per 2 volte si è dimesso e le dimissioni sono state rigettate. È cronaca, no? Prego. Io penso che in questo momento, innanzitutto per me va chiarita la posizione, finché non ci chiariscono la posizione su De Santis, è normale che poi c'è chi è a favore e chi contro, perché chi dice magari che non ha preso il giocatore bravo, chi dice no, però la società non gli ha messo, quindi finché non chiariamo questa situazione, la Salernitana deve dirci, deve farci capire innanzitutto che c'è, che è presente, perché per me è assente, sono tutti assenti, il presidente non parla, parla Milan ma parla non so dove e Milan come. parla Ma non parla come per conto vorrei del io, non presidente, parla come vorrei, diciamo cioè. che in questo momento nessuno fa grande presa, onestamente. Però una domanda che ci porta al campo, prima di andare in pubblicità, Antonio Barbaria per Pino Palumbo, questi polpacci, ci sono problemi legati ai polpacci, perché c'è Onana, Cabral, tutti i polpacci, l'ha avuto anche mi pare l'Astana, ma evidentemente c'è un problema di staff medico, campo di allenamento, o hanno preso il colera, insomma, tra virgolette, cioè c'è un Vabbè, virus, allora, il virus al polpaccio. No, scusami, Virus escludiamo Cabral perché quello è stato un incidente traumatico, cioè lui ha preso un calcio e si è formato un ematoma. Senti, gli infortuni muscolari sono all'ordine del giorno in un calcio che deve andare molto più rapido e molto più veloce. Allora, sicuramente escludo lo staff medico, perché lo staff medico in Italia almeno deve curare i giocatori, non ha potere di prevenzione degli infortuni, là ci deve pensare al limite il preparatore atletico, ma non darai colpa a questo. Purtroppo, se tu vuoi le squadre rapide, scattanti, aggressive, veloci, che giocano oltretutto molto spesso, quelle che fanno le coppe ogni 3 giorni, queste sono le conseguenze. Perciò devi avere una rosa di 18-20 giocatori. Leggevo adesso a casa, prima di venire, il giornale di oggi, il Milan addirittura ha 4 infortuni Sì, muscolari, tutti e anche quattro Okafor è Okafor. venuto meno, Sì, cioè non c'è più tutti e quattro attaccante. nello stesso settore, tutti sulla regione posteriore Sono pure troppe partite che fanno, troppe troppe partite, viaggi, poco partite, quindi viaggi riposo, poco nazionali. Su questo assolutamente non mi sento di dire. Purtroppo siamo stati molto sfortunati su Shauna. Poi è chiaro che il giocatore, tanto più rapido e tanto più Si veloce, più va sollecita proprio incontro a il tipo questi di infortuni gioco. tipo muscolare. Prima di andare in pubblicità, Mauro Scelzo dice, e lo ha girato Ennio questa considerazione, De Santis finora è andato bene perché faceva da parafulmine. Quindi adesso, Ennio, non c'è può più bisogno del essere parafulmine, perché visto che insomma in qualche modo le no, ma voci sono girate. il concetto, Nicola, il concetto è questo. Ora fatto fuori l'allenatore, si cerca di fare, tra virgolette, la corsa alla colpevolizzazione di qualcuno, no? Però si guarda sempre alla base, non al principio. Ma nessuno si chiede perché la Saidana da gennaio ha avuto un freno, qualcuno si chiede perché non siano arrivati i giocatori in prestito,
Qualcuno si chiede se effettivamente De Sanctis ha sbagliato probabilmente, però aveva avvertito il pericolo nell'effettuare le dimissioni, e io ti dico anche che De Sanctis probabilmente, anzi sicuramente, stava spingendo anche per non confermare Rihanna, nonostante le difficoltà nel reperire un altro DA, perché la Salernitana ha strapagato dei giocatori presi in un periodo e pagati l'anno successivo, cioè ha strapagato Pirola, ha Ma lo strapagato stesso insomma Simi, che i allora è 20 stato milioni. reintegrato, è un amico da casa, dice: Perfetto. il reintegro di Simi conferma il fallimento del mercato, delle scelte, perché insomma alla fine ti riduce a Anche la reintegrare gestione è un stata sbagliata perché lo dovevano portare in ritiro. ma là forse c'entra anche Paolo Sosa, non lo so, insomma, ci sono. Però posso dirti una cosa. Io vado sui numeri. Molti dicono ha speso 40-50 milioni per la difesa, ora non ricordo bene, e questo è il leitmotiv, ma qualcuno dimentica che dopo l'Instant Team, che ci ha portato a perdere in casa con l'Udinese 4-0 e quindi ad essere attaccati con le radioline e a beneficiare del suicidio del Cagliari, sostanzialmente quell'Instant Team costa alla Salernitana netti ancora a stagione 30 milioni di euro, C'è perché la mica gente d'ancora, no? parla di Da cartellini, scontare. parla di saranno 24-25, Nicola, ma il problema è un altro: quell'Instant Team ancora oggi pesa ed è frutto della volontà del presidente di non ragionare ma di affermarsi col cuore, perché probabilmente andava fatta, ma questa non è una colpa del presidente, probabilmente andava fatto un discorso imprenditoriale anche differente che ti avrebbe portato forse a un altro risultato, però col crescendo, partendo forse da una serie inferiore. Invece ha voluto fare, giustamente preso dalla passione, il salto anche più lungo. Quello lo stai pagando, la gente non ancora ha capito che sta pagando il mercato di Sabatini, non sta pagando, fatto ovviamente in determinate circostanze, non sta pagando il mercato Però di Ennio, Morgan il De Sanctis, mercato di perché Sabatini io ti lascia in Serie A dove accedi a tutta una serie posso di dire una cosa ingressi, sulla introiti, diritti TV, Nicola, sull'intervento botteghino e di Ennio? quant'altro che me non avresti avuto. È chiaro che era un instant Eh team no, volevo soltanto, con dei no, però volevo rischi, soltanto con dei concludere, Nicola. rischi. Il mercato di Sabatini è chiaro che ti porta in dote anche Michel e Mussé o Perotti, per il quale tu stesso hai scritto c'è stata una mega commissione, quindi poi problemi con i procuratori, tutto quello. Però, e poi faccio parlare Pino e andiamo in pubblicità, era una mossa della disperazione che ti ha portato ad avere la speranza e poi la conquista, no, di una salvezza che ti farà rimanere per sempre nella storia. Perché il calcio, e qui E che vado ora però rapidissimo. stai pagando? E vabbè, quello è chiaro che tu lo metti in conto, però il calcio dà grande visibilità e la visibilità in qualche modo è anche questa, no? Lì La forse. paghi a volte con degli investimenti che poi dopo Però magari c'è Nicola, malaffare. scusami, Posso dire che però ha fruttato perdonami, Ederson, però dai, quando quel mercato? Comunque già la però proponenza perdonami. Ederson. No, ma io sto dicendo che la scelta di imprenditoriale col cuore fatta col cuore dal Presidente ha portato a effettuare La questa problematica, massimizzazione, sai questo qual è? sforzo Vai, che Pino, ora puoi stiamo andare in facendo. pubblicità, Però, ragazzi, se no mi bacchetta alla no, regia. 30 secondi. Ennio è una città dove negli ultimi 15 anni abbiamo avuto due fallimenti. È evidente che noi dobbiamo stare molto attenti al bilancio, perché se no non andiamo da nessuna parte. È chiaro che rimanendo in Serie A è più facile fare il bilancio, perché tra A e B c'è una diversità di entrate enorme. Il Enorme, sì. discorso che andava fatto, e tu l'hai fatto in un passaggio e mi sei piaciuto, è che proprio perché quest'anno il mercato doveva essere frenato perché c'erano queste spese precedenti da colmare, la Salernitana doveva andare di più su prestiti importanti, E che lì è si stata una poteva, perché scelta di Ercolino non sicuramente andare sui prestiti. altre squadre che stanno lottando con noi per non retrocedere stanno sfruttando dei prestiti importanti che hanno avuto, tipo il Lecce, il Frosinone. Frosinone, ma lo stesso Monza Ma anche con l'Empoli, scusate, non è che ha Colombo. fatto spese E folli. perciò io penso che Cambiaghi, l'errore è stato Angelini li quello: ha se presi tu in non prestito. hai i soldi da spendere e non li devi E spendere non perché è. non vuoi appesantire il bilancio della società, vai sui prestiti. Allora andiamo in pubblicità, poi resta Ennio. Ma entra in scena anche Carmine Raiola e così facciamo questo bel ping pong per l'ultima parte di trasmissione. Vi voglio ancora cariche, non vi ammosciate nella pubblicità, tra poco. Seconda parte di Zona Mista, Amici Amici Granata, mi Granata. ha mandato in confusione. C'hai È lui, l'interlocutore che lo devi mettere qua a vabbè, Amici parlare Granata, perché. anche Zona Mista torna lunedì con Alfonso Avagliano, c'è stata la sosta, quindi tra poco ritroverete anche Zona Mista con Alfonso Avagliano. C'è collegato Zona Mista perché dicevo? Perché c'è lui, c'è Ennio Garabelli che vedete adesso alle mie spalle, ma c'è anche un altro collegamento. Possiamo sdoganare anche il nostro
scalpitante, eccolo, Carmine Raiola, ciao, scalpitante ciao a tutti, e sorridente. Eccoci. Abbronzato perché a Stoccolma si sa, è un fatto apparato. È stato a Stoccolma, è stato? A Stoccolma. Ma fa freddo a Stoccolma? C'è estate. No, c'è il sole, ma fa freddo, è vero? Abbronzato, quindi c'è il sole, ma fa freddo. Si è abbronzato, è vero? Meno 5. Uno si può abbronzare, c'è il sole. Meno 5. Anche sulla neve ci si abbronza, infatti. Non è che ci stanno 30 gradi, stanno meno 5, meno 6. No, fortunatamente niente neve, solo il lunedì che no, sono diciamo in generale, quando si va sulla neve si torna comunque abbronzati. Ha visto anche la sirenetta allora, no? A Copenaghen. La sirenetta a Copenaghen. Ma quella è Copenaghen. Tutto il giro, vabbè, insomma, ci torna. Ci siamo stati. Allora, caro Carmine, sì. Riportaci un po' al campo, all'attualità. Noi abbiamo già mostrato la schermata che riguardava la formazione della Lazio. Andiamo su quella della Salernitana, che è il ritiro da stasera a Pestum, in hotel. Domani c'è la conferenza stampa di Inzaghi alle 17.30 e vediamo un po' le scelte. Vai, Carmine. E quindi, Costilli in porta perché Ochoa purtroppo... Anche se Pino mi diceva prima dell'inizio della trasmissione, Ochoa non tantissimo. Sarà fuori. Ma se la diagnosi è quella, no, perché non c'è nessuno che ha legamenti, recuperi in qualche settimana. Due, tre partite. Sì, sì, un bel di diciamo settimana. Vai, Carmine. Poi, Gyomber a destra, Fazio, Pirola e Mazzocchi sulla sinistra. E qui poi c'è da vedere, c'è uno dei dubbi. Vabbè, magari impostato Radar questa difesa con Mazzocchi a sinistra come a Reggio Emilia, però potrebbe anche alla fine giocare a destra e Bradaric a sinistra, visto che questa volta la Lazio... sulla sinistra della difesa salernitana rispetto al Sassuolo che va Berardi che gioca a piedi invertito, Anderson che è un destro che gioca a destra, quindi sebbene tagli molto, ma però poi devono stare vicini i difensori. Il problema è più che altro non la, è che la distanza è proprio, la distanza, l'intensità sulla prima palla, la concentrazione. A proposito di distanze non gioca titolare, però occhio quando entra e si entrerà nella Lazio al Tati Castellanos. Castellanos, per dirvela brevemente, è un calciatore che fa una cosa, attacca la profondità verticale e centrale, però ha un attacco alla profondità dinamitardo, cioè nel senso non lo tieni e non lo fermi. Ma lui quindi gioca solo così. Per Fazio e Pirola. Pirola che fra l'altro ha fatto due partite con l'Under 21, ha segnato col San Marino, una partita, una vera battaglia l'altra sera in Irlanda, quindi... è da vedere anche fisicamente. Pirola è un giocatore recuperato. Di prospettiva, è un profilo, lo vuole la Roma. La Roma e anche il Milan c'era su Pirola, quindi parlando del mercato, tutti i direttori sportivi hanno delle intuizioni, poi chiaramente possono anche sbagliare. L'amico Checco Sessa scriveva, messaggio un po' lungo, però insomma cerco di sintetizzarlo, lui dice Sabatini 10 giorni ha fatto una squadra nel San Team, quindi insomma... non si può criticare Sabatini, ma l'abbiamo detto, insomma, le problematiche, la tempistica, come mai solo quell'anno Bonazzoli ha fatto dei gol, insomma, l'abbiamo detto che insomma, Sabatini è stato bravo anche nel cogliere queste particolarità, no? Degli aspetti psicologici dei giocatori. Dragusin è un giocatore che adesso insomma, al Genoa sta facendo bene, però è anche vero su Dragusin che ha cambiato modo di giocare perché Nicola giocava a 4 quando metteva Dragusin, poi passò alla difesa a 3, non giocò più Dragusin, aveva anche un riscatto molto alto e chiaramente insomma arrivato a giugno non poteva riscattare tutti quei giocatori che erano parte di quell'istantimmo che erano già arrivati a Salerno in precedenza come Zortea, Ranieri, Ruggeri, forse insomma su almeno uno forse non poteva riscattare, ma insomma si fecero altre scelte. Carmine, andiamo sulla Salernitana, allora centrocampo. Quindi Boinen in cabina di regia, Lassana e Maggiore Lati. Poi in attacco, adesso l'abbiamo impostata 4-3-1-2, però potrebbe essere anche 4-3-2-1, quindi albero di Natale. In questo caso, adesso nella grafica, Candreva dietro, Boutheim e i Quemesi. Poi c'è da vedere la situazione di Dia, magari. C'è anche la vedere Dia e anche Castanos, che come diceva Vito prima, potrebbe essere rispolverato, quindi insomma Candreva, Castanos sulla stessa linea. Anche perché fisicamente dà anche forza fisicamente. È più centrocampista, viene insomma più a dare una mano anche al centrocampo. Ma io faccio una domanda, ma quando rientra Cabral adesso la prossima partita, chi esce? Allora, il regolamento parla chiaro. Scusami, Nicola, un'altra domanda provocatoria, ma valeva la pena escludere Cabral per due partite? Allora, il problema è... perché adesso non hai più possibilità di cambio in lista. Ti sei giocato... Sì. Fino a gennaio ne puoi fare solo un altro, quindi Cabral... No, ma anche dopo, in tutta la stagione puoi fare due. Ti sei giocato però un cambio in lista per... Però aperta. Ho capito, fino quindi... al 31 gennaio. Però ti sei giocato un cambio in lista per due partiti, non l'ho capito.
sinceramente. La previsione su Cabral era un po' più a lungo termine. Ma era un fatto traumatico, non era un fatto muscolare. Si parlava di una lesione. Si parlava di un ematoma. Si parlava di un ematoma da trauma, non da lacerazione muscolare. Okay. Io non sono un pratico di Vabbè, queste cose. Secondo me è un altro errore grosso. Però c'era anche la voglia di Inzaghi in quel momento di inserire Simi. Inzaghi dal primo momento in cui è venuto a Salerno ha parlato bene di Simi, quindi bisognava inserire Simi, cioè Inzaghi voleva inserire Simi. Cabral gli ha dato un po' l'assist perché questo infortunio gli ha dato un po' la... Ma poi allora avrebbe avuto logica se tu avessi usato Botem e Stewart in queste due partite. Sì, Botem è entrato col Napoli qualche minuto, poi insomma Stewart non l'abbiamo... messo da parte Botem. Però potrebbe giocare sabato perché l'emergenza attacco. Porto in banchina. Poi bisogna vedere dopo le scelte perché sicuramente se rientra Botem e non penso si faranno cambi che riguarderanno i portieri visto che ciò comunque gli devi dare il tempo. Penso che giocherà cioè, avanti giocherà il giamaicano. Cabral esce Botem, pensi? No, Stewart, dai. O Stewart, ma penso più Botem. Vediamo, insomma, sarà un problema della prossima settimana, anche se si dice che Cabral possa domani insomma fare una sorta di provino per vedere se già per la partita con la Lazio, di cui ex. Ma non c'è allenamento, non c'è gambe. No. Vediamo. Insomma, certo che la perdita grave, Carpi, no, è Cionà, perché era il giocatore che in questo momento sembrava più in forma davanti, come assistman, come capacità anche di dare lo scatto, il cambio di passo. Cabral cambiava la sorte se mettevi il gol al primo tempo con l'Inter. Può darsi che perdevamo pure lo stesso, però Cabral... Anche col Torino. Col Torino, bravo. E con i pali che ha preso... A Lecce ha preso... Bravo. Preso quattro pali. Carmine. Ma anche... No, ma anche perché c'è una... Stavi dicendo... Calciatore di gamba. Ed è poi il calciatore che magari ti metteva più in difficoltà la difesa della Lazio. Perché la difesa della Lazio è una difesa che, per quanto sia con Romagnoli, comunque balla tanto. Balla tanto perché Lazio arriva sempre in avanti. Tra l'altro in dubbio Romagnoli, esatto. Quindi è una difesa che soffre molto questi tipi di giocatori. Pensa, contro il Milan le ha distrutti lì dietro, faceva quello che voleva. Ma anche, poi per capirci, è una difesa che puoi far male. Duelli aerei ne ha vinti più la Salernitana che la Lazio. Quindi attualmente stiamo parlando di una Lazio che, per quanto sia arrabbiata, perché comunque mancano alcuni punti, e tanti ne mancano, pensa che ha iniziato questo campionato male, 17 punti in 12 partite, mai vista una partenza così a rilento della Lazio, solamente nell'era di Petkovic nel 2012-2013, poi conclusa tra l'altro con Correa. Quindi è una squadra che sì, è arrabbiata, però ha anche delle individualità forti, come Guendouzi, calciatore di piede e calciatore di soluzioni, che per me davvero è molto forte. C'è Immobile, c'è Castellanos, come ti ho detto, c'è Pedro che è un sempreverde, quindi la Salernitana deve essere attenta, però è una Salernitana che deve provarci un po' come ha fatto contro il Sassuolo, e poi e questo è il punto, la Salernitana se vuole può, magari però deve anche un po' cacciare la grinta quando viene attaccata, perché poi se noi vogliamo analizzare la partita contro il Sassuolo, la Salernitana ha fatto bei 20 minuti, ma poi appena iniziato a subire si è sgretolata, ed è a me personalmente questa fragilità fa molto pensare e fa anche preoccupare. Allora voglio coinvolgere anche Ennio sul discorso fragilità. Ennio, secondo te è una fragilità più mentale, più tecnica, perché ci può stare che alla fine il campo dica che la Salernitana al di là di tutte le considerazioni che possiamo fare noi, oggettivamente sia inferiore a delle squadre, e sicuramente può essere inferiore anche al Sassuolo, perché no? Oppure c'entra il discorso famoso della preparazione, perché la società nella nota di venerdì scorso, dopo l'incontro fra Milan e i rappresentanti del centro di coordinamento, ha esplicitamente attaccato Paolo Sousa dicendo che la preparazione di Sousa aveva messo in difficoltà anche le prime partite di Inzaghi, cioè la preparazione non era adeguata e quindi Inzaghi aveva avuto queste difficoltà. Allora, tutto parte dalla base, che sai benissimo che quando trattieni con la forza un allenatore che non vuole più allenare a Salerno per ovvie ragioni, per tutta una serie di situazioni che abbiamo trito e ritrito, è chiaro che tu hai effettuato un ritiro praticamente ectoplasmatico, lo stiamo pagando. La serata dopo 60 minuti Nicola non corre più. I numeri sono evidenti, eloquenti, noi potevamo perdere 7-1, 7-2, non lo so, insomma, tra tiri in porta, possesso palla, insomma, la Salernitana è completamente crollata.
Questo la dice tutta sulla programmazione di quest'anno, che non c'è stata, c'è stata una valutazione errata da tutti i punti di vista, e credo che lì l'errore di De Santis è stato nel non confermare le sue dimissioni, perché avrebbe dovuto assolutamente, come ha fatto, paventato il pericolo, perché ti dico anche che in quel periodo De Santis aveva anche bloccato Di Francesco, quindi c'erano le idee per poter andare avanti. Non è stato bravo a quello che deve fare il direttore sportivo, a forzare, a far valere la linea tecnica, e qui c'è la volontà del presidente di avere al suo fianco, diciamo così, tra virgolette, uno yes man. Detto questo, io vedevo la tua formazione, e ritornando un po' al passato, alla fine, ricordo che alla fine Dia ce la fa o no? Credo possa andare in panchina. Dici, vedevi la formazione? Vedevo la formazione e, diciamo, tornando un po' all'instant team, rispondendo pure al messaggio dell'amico, perché ricordo memoria storica, vorrei anche indicare quali sono stati di quella cavalcata, che poi ci mancano anche oggi, perché ad oggi averlo Djuric, Bonazzoli e Lassana, lo sai io quanto sia stato problematico, tra virgolette, eufemismo, nella gestione dei rapporti, che per me sono stati sempre extra personali. Però devo anche ammettere che quei giocatori non li ha portati Sabatini, li ha portati colui che a domenica sarà ospite come direttore sportivo della Lazio, c'è da dire anche questo. E quelli sono stati anche loro anche Sabatini, i capisaldi della Lazio. Peraltro, guarda un po'. Allora, io devo leggere i miei messaggi su WhatsApp. Anche Immobile di Nex, perché c'è nella Salernitana. Perché poteva, insomma, fare un po' di carriera anche nella Salernitana. Alla Mary Rosi, presidente Beppe Maudone, che saluto sempre. Tra l'altro. Allora, perché su De Santis, Sabatini, e tutto quello che è successo nei due anni della gestione di Ervolino, il web si è scatenato, quindi insomma... ci sono tantissimi messaggi, come leggo questi messaggi anche su WhatsApp, e se li facciamo ripartire poi riusciamo anche a dare una lettura più logica. Intanto voglio ricordare che la Curva Sud Siberiana oggi ha emesso un comunicato in cui, proprio per la giornata in cui si celebra, insomma, l'opposizione a questa violenza sulle donne, che purtroppo è un fatto sempre più di attualità, invita tutti a avere un segno rosso allo stadio Arechi Sabato in occasione di Salernitana Lazio. E ecco i messaggi, il budget famoso, quindi insomma questo fatto che il presidente Ervolino volesse fare, insomma, un mercato con poco, insomma, in questo messaggio che sta passando in onda, e comunque, insomma, la scelta anche di non andare sui prestiti, questo sicuramente è un argomento di discussione che abbiamo già più volte trattato. Qualche messaggio parlava ancora anche della formazione 4-5-1, diceva Pino, perché magari la Lazio parte forte col 4-5-1, quindi abbassando due esterni la puoi contenere meglio per poi colpirla quando magari si sfilaccia un po', per una questione anche di stanchezza. Senti, io penso che il campo fino adesso per questo gruppo di giocatori ha detto che il miglior schieramento possibile era quello là che faceva con Paolo Sosa, 3, perché 4, 2, anche i cambiamenti che Inzaghi ha cercato di portare, magari anche teoricamente validi, però secondo me il gruppo non risponde appieno a questo fatto qua. Anche io tornerei a giocare col doppio 3, 4, con 5 difensori, diciamo 3 e 2 esterni, e col doppio trequartista alle spalle della punta. Non pensate che la scelta di Inzaghi sia dettata anche dalla problematica che, diciamo, con Ivan, cioè a centrocampo, cioè questo fatto che i due centrocampisti a quel punto non riesce ad abbinare. No, però tu ne tieni quattro, cioè l'anno scorso ne aveva quattro, se era centrocampista. Sì, nel senso che magari che giocava con un quadrilatero tipo brasiliano. Siamo tutti d'accordo, no? Lassana titolare. Poi ma dipende dalle posizioni in campo, vedi? Perché l'anno scorso l'abbiamo un po' bocciato. Nicola, l'anno scorso idem. L'anno scorso Martegani idem, Mazzocchi e Bradaric riuscivano a stringere molto bene vicino ai due mediani, e Candreva e Cassa non si arretrava. La Serana, quando si difendeva bene. Tanto è vero che ha fatto alcuni clean sheet. E nel girone di ritorno la Serana ha preso meno della metà dei gol del girone di andata, certo, con Nicola, con gli stessi difensori. Ma io penso che individuo che il problema è di posizioni in campo e di distanza. Il lavoro che ha fatto Paolo Sosa da febbraio in poi scorso,
sia sotto gli occhi di tutti, perché comunque la Serentana ha fatto delle bellissime partite, ha avuto un bel rendimento, ha fatto quello pareggiando che... con le squadre più forti, ha fatto quello e migliorando che... i giocatori. Poi, dall'estate in poi, insomma... Ha fatto quello che doveva fare, perché per le caratteristiche dei calciatori ha cercato di rimediare a tutto. E penso, e sono d'accordo con il dottore, che questo deve fare il 3-4-2-1 o 4-3-2-1, perché non ci dobbiamo abbassare, no, non ci dobbiamo abbassare troppo per dire fare 5-4, ma non dobbiamo neanche sbilanciarsi, perché noi dobbiamo avere l'equilibrio e la distanza, l'intensità, la cattiveria, l'applicazione. I giocatori devono entrare sulla prima palla, non devono farli giocare, perché gli esterni che c'ha la Lazio, come giustamente osservava un telespettatore, che attacca sempre, ma la squadra di Sarri attacca 90 minuti. La migliore partita l'ha fatta a Napoli contro il Napoli del Fu Garcia, quindi questo vi fa capire anche che alla fine questa squadra quest'anno, non me la voglio tirare in ottica serena, finora non ha incassato. E dobbiamo stare attenti anche se gioca... quest'anno a ripetersi sui livelli di gioco degli anni precedenti. Ha perso con Lecce e Genoa. Penso con Lecce e Genoa, dimmi. No, dobbiamo stare attenti anche ai calcio d'angolo, se gioca il milanista, l'ex milanista, Romagnoli, se gioca, è anche un... c'è Vesino, che è uno pericoloso. Ma non c'è, Romagnoli di testa è fortissimo, anche, insomma, se gioca. È un altro attaccante che si va a buttare nel... E dobbiamo essere abili e intelligenti di sfruttare gli errori loro. Carmine, perché noi se giochiamo troppo dietro, accusiamo, se giochiamo troppo avanti dobbiamo avere un equilibrio e una delle distanze, la concentrazione, l'intensità, tutto quello che serve per una partita, perché se noi, dico io una cosa, se per vincevamo 2-0 a Sassuolo ero convinto al 100%, non dobbiamo prendere gol, dobbiamo cercare prima di non prendere gol, perché ci sta, nel calcio ci sta sempre l'episodio. Carmine, statistiche alla mano, questa partita cosa ci dice? Ci dice che la Lazio e la Salernitana sono, a proposito di colpi di testa, sono due delle tre squadre insieme all'Udinese a non aver mai segnato di testa, e sono le squadre che hanno sfruttato, e qui mi ricollego a quello che diceva prima Yvonne, sui cross, sono le squadre che hanno meno sfruttato i cross, il 16% la Salernitana e il 15% la Lazio, quindi significa che, vedi, un po' si equivalgono nei numeri. Detto questo, la Lazio è una squadra umorale, la Lazio è una squadra umorale perché... può vincere contro tutti, ma può perdere contro tutti. Bravo. Quindi la Salernitana deve fare una cosa, deve crederci, deve vincere, perché oggi non dobbiamo fare gli ipocriti. Attualmente chi dice dobbiamo pensare anche al pareggio? No, la Salernitana deve scendere in campo per vincere sempre, ma questa è la base. Ha perso punti contro squadre contro le quali non le doveva perdere, adesso le deve fare. Per restare agganciato al treno della salvezza, adesso è difficile, le squadre più forti. Torno da Ennio, perché dico, voglio dare soddisfazione agli amici che scrivono da casa, che Cosessa e altri, che insomma dicono, però De Santis, leggo anche qualche messaggio su WhatsApp, non so, non leggevo prima, non è stato capace di prendere un difensore centrale, mi inserivo sul fatto dei gol subiti, insomma sempre due di media partita, il vice Bradec. Insomma, anche su questo, poi il mercato Noennio si fa anche per degli incastri. De Santis in una conferenza stampa, ma l'ha fatto capire anche la società in alcune occasioni, in certi ruoli non si è intervenuti non perché non si fosse al corrente di qualche carenza, ma perché non c'erano state delle uscite a cui può far corrispondere delle entrate. Ci ricordiamo di Elde, il giocatore norvegese del Leeds, che non è un titolarissimo a Elland Road, però insomma è un giocatore che la Serena non è riuscita a prendere perché non ha chiuso la trattativa sulla base di, non penso, troppi milioni di euro, ma di un prestito con diritto. Questo per dire, sarebbe stato il Dio Bradaric, sarebbe stato anche il centrale mancino un po' più veloce rispetto a quelli che avevi. Ma non ho capito perché dobbiamo dire che la Serena non ha pagato. Perché gli stranieri qualcuno te li dà ancora, gli italiani pare che insomma non te li diano. Ma anche un fatto fiscale, perché costano meno. E poi c'è il decreto crescita. Fiscale, no? fiscale. La tassazione è minore. È fiscale, è vero. Ma ci sono tante incongruenze, Nicola, per esempio, per come ha agito la Salernitana, io, tutti quanti noi adoriamo Ciova, no? Però se hai preso Costil e hai delle difficoltà di bilancio, probabilmente vai a investire anche
su altri settori perché sei in difficoltà, ok? Quindi Ochoa andava confermato alla grande, perché si sta dimostrando con le critiche probabilmente pagate, qualche partita sottotono perché ha fatto molti viaggi, sai, il fuso orario o quant'altro, i trasferimenti per ottemperare la chiamata della nazionale. Però se fai questo ragionamento non riesco a capire perché prendi Costillo con un ottimo acquisto a parametro zero e riesci ad avere comunque esperienza, non è la stessa cosa di ciò, e magari non vai a investire più dove ti serve maggiormente, diciamo, perché la situazione. In questa, era un modo per, diciamo, in questa quest'anno non c'è spazio. E torniamo a Bomba. Poi sicuramente Nicola, io faccio riferimento. Riuscita sì, perché peraltro è ex e torna con la Lazio. Sbagliando il modo in cui è stata fatta l'operazione. Comunque, al di là di questo, sicuramente è stato sbagliato. Io prendo il riferimento per il calciomercato la partita con l'Udinese, Nicola, dove, se ricordi benissimo, Cabrale a un certo punto fece la fascia, tutta la fascia di competenza, addirittura arrivò a fare il terzino. E lì stava perdendo 1-0, quindi Sosa si giocò tutto. Perfetto, però tu hai anche altri giorni, se non sbaglio, 4 giorni di mercato per prendere il terzino. Allora dai la possibilità all'allenatore di poter cambiare modulo. Lì faccio una domanda, però si peccando, stiamo ragionando da un'ora sulla formazione, ma in generale da 12 settimane, e in queste formazioni che noi facciamo non appare mai titolare Sambia, che c'è, Guadagna, che ha fatto Sambia titolare in ritiro, è un bello stipendio, era titolare in ritiro. Sambia è sparito dai radar, ha fatto pochissime apparizioni, ha avuto anche qualche problemino fisico negli ultimi tempi, per carità, però questo giocatore è arrivato a parametro zero, non so se ci è stata pagata una commissione e quanto, l'ingaggio non è proprio leggerissimo, però appunto... Non ha giocato neanche Sambia... in Coppa Italia, neanche in Coppa Italia è stato impiegato. Non ricordo, che non ha giocato. Sambia, Bron e altri hanno giocato pochissimo, hanno stipendi che comunque pesano. Ma Bron sta ancora con noi? Sì, sì. Ha giocato con la Sampdoria. Con la Sampdoria. Quindi è chiaro che il mercato non si fa solo in base ai desiderata, si fa anche in base a quelli che hai a casa, che o devi valorizzare o devi smaltire. Se non li valorizzi e non li smaltisci e restano con te, è chiaro che ostruiscono la strada ad altri acquisti. Qui viene il discorso dei prestiti, molti lo fanno anche con i messaggi WhatsApp, però abbiamo spiegato più volte che inizialmente il presidente Erbolino aveva detto al direttore sportivo dei Sans: prestito sì, ma solo con diritto, né con l'obbligo né il prestito secco. Quindi è chiaro che Sulè arriva solo in prestito secco, la Salernitana su Sulè non ce l'ha perché in prestito secco non fa operazioni. Poi magari se ne sarà più... E poi perdonami, in relazione alle uscite, ma se ne pende nel momento in cui Sulè fa 5 gol, perché se Sulè finora avesse fatto un gol nessuno si sarebbe più messo a dire Sulè che c'ha un A, perché poi ma c'è una corsia preferenziale il Frosinone, perché ha dato Gatti alla Juve, certo. Una corsia preferenziale, sono io, ecco, questi che l'operazione. Sabino dice: Sabbia e Brader ci sono molto scarsi, che parliamo? E quindi qui, poi, se l'amico ritiene scarsi, Brader, non sono assolutamente d'accordo. Qui può starci la responsabilità del direttore sportivo, perché magari li ha scelti lui. Però se non è stato preso un altro vice Brader, cioè un altro vice Mazzocchi, è perché non è perché De Santi non li voleva prendere, ma perché c'erano delle... questo di lista dovevano uscire le... quando faceva il mercato, se ma è automatico, la Lega va trovando che anche numero, la stessa, anche la forse De Santis paga le uscite che non ha fatto, anche, non le uscite, anche se tante ne ha fatte, perché comunque ma all'inizio del campionato si è prodigato più a venderle perché c'erano da fare un'altra squadra, era la linea della società. Ti sei caricato anche gli stipendi di giocatori che non hanno reso per come sono stati pagati, cioè tutti questi due giocatori vecchi della vecchia società, no, ma pure Sambia e Bradaric, ma anche Botem non è che guadagna poco, gioca poco, comunque non ha reso fino però, Nicola posso dirti una cosa, io su Bradaric non sono d'accordo, sta avendo un'involuzione, ma credo che l'anno scorso, dopo un periodo in Afralina, Bradaric abbia dimostrato gran parte del proprio valore, un giocatore di prospettiva. Io non credo che Bradaric non sia un acquisto da Salernitana, che come però è dato di fatto che quest'anno finora non abbia reso. Ha avuto una corruzione come si può dire. Se Sanz non aveva budget, chiedete ad Angelozzi e Corvino come hanno fatto, a Vito Giordano come ha fatto a Castellammare. Solo non a Castellammare, Cavese, Nocerino, parametro zero. Poi un amico dice: non dimentichiamo che anche la sfida tra Inzaghi e Sarri, Sarri è più bravo di Inzaghi e sa leggere la partita a differenza del collega. Salve, ho scritto prima.
per me va bene il 4-5-1, infatti abbiamo anche ragionato questo messaggio, perché se ricordate la migliore prestazione con Sosa, la Salernitana l'ha fatta contro l'Inter, era un 4-2-3-1. Quindi sì, dice lui, insomma, no, Mascherani a uomo sì, diciamo che ha giocato così, ha giocato sì, come diceva. Poi possiamo mettere tutti quelli che vogliamo noi, 4-5-3, ma è l'atteggiamento della squadra, l'applicazione della gamba, e poi penso la testa, no? La testa mentalmente, la cattiveria. Infatti quello diceva, si può vincere e perdere contro lui, ma il problema è che la Salernitana in questo momento a me preoccupa proprio come atteggiamento mentale. Parlavamo di Candreva. Candreva è un giocatore che è stato fondamentale fino a poco tempo fa, poi improvvisamente non si è capito che cosa gli è successo. Allora c'è un amico che dice: rispondete perché non ce la posso fare, è vero di Zaza? No, non è vero, questa è una leggenda che gira da 2 anni di Zaza, che fra l'altro Zaza ha comunicato a tutte le società che l'hanno contattato, ma poi non sta in condizione, di non avere proprio intenzione di giocare più a calcio. Poi se ci ripensa non lo so, ma certamente non lo prende la Salernitana. Ma noi se vogliamo prendere per un attaccante, per un giocatore che è in attività da mesi e mesi. Vediamo Michel, come sta? No, ma sono mesi che non gioca più allora, Zaza. No. Andiamo un attimo in pubblicità, poi ultima parte. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.